Sembra che in questa tana non ci siano mostri. Meglio. Consegneremo tutto dopo. Un po' blu. Sembra. Poi magari... Debole e anche leggero. Il colore è nuovo, quindi è un nemico nuovo. Oh, questo è un po' puzzolente ed è anche leggero. Dai, vediamo questo. È tutto, tutto sbrilluccicante. Ok. Di Leviatano? Zuppo di Leviatano. Vedremo. Poi c'è un... non serviva anche quello. Ci intercetta. È un po' diverso. È diverso dal nostro, è blu. Scusa, scusa, scusa. E ha fatto l'imboscata perché l'abbiamo preso da dietro. Blu è blu. Yan Kutuku blu. Facciamo attacco potenza. Siamo da dietro. Andiamo subito con questo. Testa. Testa da dietro. Vabbè. Attaccano tutti noi. Ho tecnica con questo. Fatto la testa. E quello, diciamo che in teoria se quello appunto fa un attacco velocità e l'altro no, è quello in teoria che ci attacca prima. Bella testata, grazie, gentilissimo. Giaghi li lasciamo agli altri. Allora. Mettiamo su il corno. Perché... Speriamo anche... No, abilità non abbiamo... E questo. Anche il corno è... Siamo tutti bianchi, guarda, è completo. Velocità contro velocità. Ovviamente. Ci cura di 10. Perché adesso si sta... Al prossimo si riempie tutto, Rosina. Forse perché ha una vita molto bassa. Sembra che al prossimo turno assalto tecnico. Lui fa tecnico, no? Mi sembra. Quindi forse è meglio mettere su questo. Ovviamente se è svuotato va giù a 10. Noi abilità. Facciamo potenza alla sua testa. Attacco potenza, guarda qua, combo. Andato? No, non ancora. Parte rotta. Ok,
Perforante serviva adesso, ma non è importante. 121. E zappe posteriori. Ok, ci siamo curati altri 10. Ma cosa vuoi fare? Becca più 90. Non è male, 90. Ok, in teoria vince lo scontro. Andiamo in sella, va? Però è ancora in piedi. 182 ne è ancora. Oh, ok. Adesso no. Ha smesso di essere in piedi. A riposo. A per un pelo non era S. Jaghi. A quanto pare saranno set diversi perché sono proprio orecchio. Sono proprio Cthulhu blu, quindi è un'altra cosa. Cura veloce non mi sembra il caso. Facciamo una cura. Tani mostro e basta. Ah, c'è un forziere, ma vabbè, bisogna scendere giù qua mi sa e poi no, resta lì, ci passeremo un altro momento. Linea di Art Sky.久しぶりだな。レドと来たことがある。レドじいちゃんと来たのか?まだレドと出会って間もない頃だ。その話聞かせてくれよ。ライダーさんも聞きたいよな。幼い頃からレドは村の者に好かれ、あいつの周りにはいつも誰かがいた。誰もがレドに興味を示していた。なのにあいつは 興味を持たない俺の後ばかりつけてきた。アルマ、置いてかないでよ。ついてくるな。お前がいるとアイルーやらいろんな奴らがついてきて煩わしい。待ってってば。うわ。いった。モンスター。これは。 Travestito di pietra. Ti assomiglia. Ma cos'è il cavaliere dello zodiaco? Monster che gitai stai tanda. Arma! No, no, nani o sru? Arma, arigato! Arigato? Con gli occhi. Datte, Arma ni taskete moratta kara. Chissà se a fare un personaggio diverso aveva aspetti diversi. Aveva gli occhi verdi come noi, boh, non so. Abbiamo la pettinatura, però in effetti qualche somiglianza c'era. Il mostro potrebbe nascondersi tra queste rocce. Sceglie una e controlla con attenzione.
Ah, ecco qua. Abbiamo aperto l'ombrellino, quindi abbiamo fatto il checkpoint. Posso, il mostro medio. Queste cose? No, questa è... Quando si insella un mostro che può scavare sottoterra, premi B quando ti trovi davanti un cumulo di terra per scavare un tunnel sotterraneo e aggirare gli ostacoli. Wow, cosa nuova? È quello là? Ai ai ai, ma qua non dovrebbe esserci dove c'è la lava di solito. Oh, quindi queste qui sono tutte vere. Questo evidentemente no. なんだか変な形の岩だな。どれどれ、座り心地はどうだ?待て、座らない方がいい。そろそろ俺も休憩したいからいいだろ。perché è comodo, no? Sedersi sulla roccia. Più comodo il dinosauro. Ah. Ho telefonato, un po' forzato. Fatto di roccia, come facciamo? La lama? In sella? I Basarios sono dotati di una corazza e attacchi contundenti sono quello che ci vuole, appunto. Sembra arrivato il momento di tirare fuori il martello e il corno da caccio, socio. Andiamo sul corno. Va bene. Ha un attacco di potenza. Ha un attacco tecnica. Allora proviamo a mettere Ranma. Prima o poi rinominiamolo Bluetto e Bullo l'altro. Adesso lo chiamavo Bluetto, l'altro lo chiamavo Bullo. Allora, noi ce ne... No, proviamo a fare subito anche noi velocità. Vediamo se funziona. Attacco tecnica. Attacco tecnica. Vabbè, attacca con la coda. Ok. È bianco perché Alwin ha intenzione di curarlo. Quindi c'è la barra verde dove è adesso la vita, ma si riempirà in teoria se si fa in tempo. Perché Alwin ha intenzione di curarlo, però... Ho detto che fa attacco tecnico, quindi serve potenza, quindi andiamo su Bullo. Vediamo se fa attacco potenza e quindi anche noi facciamo attacco potenza. Attacco doppio. Quindi non c'è bisogno di curarlo. Prende di mira noi. E purtroppo non si sa perché Bullo adesso vuole fare un attacco di velocità. Attacco massimo. Però vedi, io qua sto scegliendo una cosa, però in realtà non funziona. Con tutti e due attacchi di potenza, ma non... Questo è proprio... No, ok, ha dato. Buono. Quindi, è di nuovo. Ma che coppia vincente qua. Ma
Però, cioè, onestamente non gli stiamo facendo niente. Io vorrei provare una cosa adesso. Andiamo avanti con attacco potenza. Devo capire se si riempie due volte ste barre, non ho ancora capito. No! È scappato, volevo vedere ste cose dalla barra. E poi voglio dire, non abbiamo fatto niente in teoria. In realtà è andata benissimo, abbiamo fatto 3-2, cioè, boh. È scappato lui, non è colpa nostra. Il mostro e non Basario, se non mi sorprende, dobbiamo sconfiggere per proteggere i residenti. Si sta mimetizzando di nuovo tra le rocce, se noti qualcosa di strano avvicinati. Ok. Questo qui è un mostro in teoria di alto livello, parecchio anche. In world. Comunque, lasciamoli perdere in questo momento. Trovato, lo consideriamo per le feste. Ci sono dei tratti specifici che distinguono un masso vero da un Basarios. Fai attenzione. Cioè, hai trovato e non è qua. Questo è sul muschio, quindi credo che siano vere. Forse è quel... Dirà che comunque il punto non è qua, ma... Qui ci sono... non è piccolo come zona, ci sono un sacco di... Non è piccola per niente. Tremano i baffi. Eccolo lì, credo. Questo qua davanti a noi, perché questo è finto. Questo è finto. Ah no. Bueno. No, non è la roccia che stavamo cercando. Attenzione, c'è qualcosa qui. Ok, appunto era quella lì più grigia, più scuro. E senza muschio. Il nemico ci ha atteso un agguato. Ma va! Tecnica. Rimettiamo su. Rimettiamo sul corno. Ma per ora non attacca nessuno. Riposo, ti liberi di tutto lo stress accumulato, rilassandoti. Il giocatore recupera punti vita. È un esubero di medicine, di cose che curano. Mi domando se che non ne risulti un po' semplificato. Vabbè che se un nemico ti fa dei danni letali non fai tempo a curarti, però non lo so. Ok, attacca noi, quindi facciamo attacco doppio. Dark non è che gli faccia. Allora, mosti? No, voglio che fai... Okay. Ok. Quindi conta il tipo. Però, mi è sembrato a un certo punto che non funzionasse.
pratica stiamo ripartendo da capo. Allora, il problema è che questo sono tutte cose di supporto. Potenzi attacchi elementari, in realtà il ghiaccio non credo che ci sia niente che faccia qualcosa. Però poi c'è solo il corno. Insomma, lì sarebbe bello, secondo me sarebbe carino poter cambiare le armi che vuoi. Secondo me l'occorrenza. Però attacco potenza, andiamo. Non si muove, cioè quella barra lì. Ancora. Un mostro molto grande, come fa a essere tanto veloce? Un po' parte della storia. Che Shulk livello 12. Perché boh, non subisce danni sostanzialmente. Scappato probabilmente è tornato a nascondersi tra le rocce. Ancora, terza volta. Non ci resta che di scovarlo di nuovo. E vabbè. E dov'è adesso? Scusa. C'è un altro rosso. No. Quindi queste rocce hanno uno strano aspetto. Beh, mi sembra averlo già visto qua. Che occhio, eh. E abbiamo fatto l'imboscata. Purtroppo questa volta non ci sfuggirai. Purtroppo di nuovo cambiato. Allora, mostri. Cambialo. Bullo. E poi consegniamo le uova e rinominiamo anche i cosi. Abilità. Corno. Tutti attacchi potenza. Ah, adesso cambia. Questo è lo scontro vero. Abbiamo le ali, abbiamo lo stomaco, abbiamo la coda. E la coda attacca, le ali potrebbe volare. Partiamo dalla coda. Perché con la coda attacca. Però colpi li dà in testa. A me non piace che non abbiano fatto i colpi, mostrare i propri colpi dove passi. Il sonda della corazza che protegge lo stomaco, i suoi punti vulnerabili rimarranno scoperti. Croccante fuori e morbido dentro, eh. Wow, ne sei uno e più del davo. Quindi risparmio i complimenti per dopo. Concentrati sullo scontro. Che attacca noi. Allora andiamo con lo stomaco. Proviamo. Magari, cioè immagino che a un certo punto voli e bisogna usare le bombe lampo. Quelle ce l'abbiamo. La coda ci attacca. Però sì, se non ci fa troppo danno, uno può dire mi concentro sullo stomaco e cerchiamo di farla finita la sveglia. Proviamo un attimo. Lui attacca le ali, per esempio. Adesso i danni li subisce. Anche lui attacca lo stomaco. Se le tue armi non funzionano, provo con una bomba a botte. Infliggo danni superando ogni difesa del mostro. Se ha un buon consiglio, via con le bombe.
Ma ce l'abbiamo? Ah, ok, grazie. Aspetta un attimo, ecco, io odio questa cosa qua. Ok, ah, vuole attaccare noi. Io direi che è meglio un attimo sfruttare questo fatto. Qui stomaco, quindi sì, stava, anche lui stava, Alwin stava attaccando lo stomaco. E anche noi facciamo questo, quindi stomaco. Come ci pensiamo dopo? Ma siccome sta targettando noi, meglio sfruttare doppio attacco. Adesso ancora attacca noi, quindi sfruttiamo ancora il doppio attacco. Gas velenoso. Lui ha attaccato le ali. Ah. E gli elementi. L'elemento ghiaccio non gli fa niente. Stavolta però un po' le ali, un po'. Proviamo a vedere questa cosa qua, proviamo ad andare avanti con lo stomaco che tanto sta per saltare. Parte rotta. Bene, ora i tuoi attacchi dovrebbero iniziare ad andare a segno. Dacci dentro, socio. Sembra che quella barra legame lì cosiddetta sia sempre uguale. Stomaco distrutto. Testa. Ah, lui è arrabbiato adesso, attenzione. Mi sa che spara qualcosa, c'ha una testa. Più roccioso. Ha attaccato di nuovo lo stomaco. Ma in realtà potrebbe anche funzionare. Potrebbe anche funzionare che effettivamente è distrutto, ma rimane la parte più debole. Non so come funziona. Chi vuole attaccare? Deve stare qui a aspettare. Non ho visto. Noi, ok, quindi facciamo attacco doppio. Facciamo questa cosa, proviamo. Come, proviamo. Ah no, fa attacco. Facevo attacco potente adesso. Ho sbagliato. Attacco potente, quindi. Deve fare velocità, ma. Nosti questo non ce l'ha la velocità. No, ce l'ha. Ce l'ha. Vediamo ancora questa cosa qua. ...127. Diciamo che tu puoi bersagliare effettivamente anche un obiettivo già fatto, se chiaramente non ti interessa di attaccargli, per esempio, la coda, che magari invece ti attacca lui con la coda. Allora, in teoria è ancora. Facciamo ancora così. Forse ho visto male, mi sembrava che stesse facendo una 173.
Eccola qua. Alla fine, alla fine ha sparato. Ha caricato per 100 anni. Perché è caduto anche lui. Oh, c'era? Ripristina un cuore. Proviamo a proseguire. Allora, lui non sta facendo niente, o no? Facciamo abilità, facciamo... ma perché ho stato io che non ci ho dato importanza e non mi sono curato. Volevo andare al massimo dell'attacco. Se perde il cuore lui non è un problema. Potrebbe anche curarsi, però. L'importante è che non possiamo più perderlo noi. Non ho fatto caso, ma credo che sia tornato gli attacchi di potenza, no? Cioè, tecnici. Quindi dovremmo poter fare... sta lamentando e infatti è tornato agli attacchi tecnici. Anche senza testa a testa. E anche facciamo la combinazione. A volte non so se mi perdo io, boh, perché non doveva fare l'attacco combinato, non c'era un testa a testa. $1200. Ah, ottimo. Per fortuna non ho sprecato. Ora posso sedermi su qualsiasi roccia senza preoccuparmi che prenda vita. Beh. Mi fa piacere che sia finita anche la nostra partitina nascondino, o come la vuoi chiamare. Superlativo, vai. Corazza. Oh. In teoria la corazza è la cosa migliore, quindi vediamo. Vediamo cosa vale. Cioè, anche equip. Per un pelo, ma che pelo? Sì, vabbè, siamo rimasti con un cuore, però. Tra l'altro mi ha dato superlativo anche se sono rimasto con un cuore. State diventando più forti. Abbiamo rintracciato il mostro misterioso. Ora il capo dovrà riconoscere che siamo all'altezza. Andiamo e raccontiamogli tutto. Ah, pietra ottenuta. Questi sono tutti pietre vere. Allora, c'è qualcos'altro? No, c'è un forziere qua. Bene, andarcene. Vediamo un attimo. C'è un forziere qua. Boh, probabilmente bisogna volare. Vabbè, torniamo al...